Quando la live con Claudio, io ho provato qualche volta a dire a mio padre: senti, tanto tu sei un, fai il tuttologo ogni di volta, facciamo una live e parliamo di patatine San Dovrebbe Carlo. proprio venire. Il fatto è Dentro la mia che bocca. Il fatto è che... dentro la tua bocca Cosa? puoi smettere di provarci con mio padre? E sento tensione da un sacco di tempo, da quando ti manda i messaggi e robe così, smettila di provarci con mio Fra me e padre. tuo padre? Sì. No, no, io lo apprezzo come uomo. Lui è veramente innocente sotto questo punto di vista. Se è possibile, smettere di provarci con mio padre. Bro, ma è solo un flirt, non è un Non è un provarci. flirt, non è un flirt. Lui sicuramente non flirta con te. E va bene così. Però quando vedo un uomo che sa il fatto suo, che stona molto il suo enorme essere dotto, con la sua statura comunque minuta, carino, perché tu hai carino, Carino, cosa vuol dire carino? è comunque un uomo, è un bell'uomo. Smetti di provarci con mio padre. Io non ci sto Non ci provando. provare con mio padre, per favore. Risparmiami questa piccola cosa, se è possibile. Ok, Vorrei che butto le avessi, carte in vorrei tavola. mantenesse la sua integrità. Butto La sua. le carte in tavola. Ok. Se tu non mi vuoi dare niente di te, io me la prendo con tuo padre. Me la prendo da tuo padre, che Ma comunque questa qua è. il sangue è lo Questa cosa è stesso. vergognosa, questa cosa qua è veramente vergognosa. Cosa c'è di Che vergognoso è nell'amore? no, non c'entra un cazzo l'amore qua. Tu mi stai dicendo, siccome non vuoi fare cose omosessuali con me, ci provo con tuo padre. Ma che cazzo dici? Una parte di te. Ma cosa vuol dire che è una parte di me? È una Mica parte. io faccio live con tua madre o con tuo padre. Perché tu non sei interessato a me, infatti. Io a te sono molto interessato. E siccome tu mi stai chiudendo dei Ma no, non portoni è vero. enormi, io li apro con tuo padre. Lascia stare Claudio. Bro, lo lascio stare. Però nel Non lo senso. invito più qua. Bro, hai avuto la tua chance con tuo padre. Se vuoi stare con tua madre, se non lo chiami così Non tanto. ho mai avuto Cioè, alternative. perché tua madre può prendere un nuovo cazzo, tuo padre no? Sei geloso? No, perché è già fidanzato mio padre, è già Ma per questo ti dico, occupato. sarebbe solamente un semplice e innocentissimo flirt. Non flirtare con mio padre. Ma ti faccio un Ok, esempio. mi dà fastidio, sono egoista di quello che vuoi. Ti faccio un Non esempio. flirtare con mio Ti padre. faccio un esempio di quello che farei con tuo padre. Esempio, mi sta parlando magari di Machiavelli, quelle cose là. Allora io, lo sai che quando c'è lui mi sento molto in tensione, mi hai visto ieri, Sì, no? mi dà molto fastidio questa cosa pure. Perché Cosa? percepisco che è vera pure quella tensione che provi. È una vera tensione. Sì, ma non devi. È Perché non una devo? persona come tante Non è altre. vero. Tu non puoi dire questo. Dirigente Era un bait Fiat. questo qua. Era un bait per vedere se eri innamorato di mio padre. Ma che bait è? Tu dici una bugia su Smet tuo padre, io ci ho smettere. So sentito la benissimo verità. che è una persona non Di comune. tutto rispetto. Ok. E quindi io magari sta parlando di Machiavelli, magari delle sue cose. Io mentre stava parlando Philip Dick. di Philip Dick, in quella maniera molto divertita e anche dottissima, a me veniva di girarmi e dire, ecco Claudio, bello. Cioè mi viene, ma non è provarci, è fargli capire. Lo chiamo. Chiamo mio Non padre. chiamare tuo padre. Chiamo mio padre e gli spiego questa cosa che hai No, detto. no, no. Dai, mi fai arrossire così, Daniele. Dai, dai, non chiammare tuo padre. Non chiamare. Ma poi è tardi, magari lo disturbi. Non chiamare tuo padre. E Se rispondo è finito. se proprio devi, metti via voce, dai. L'inoccupato. Come ti è andata bene, bastardo? Bro, comunque non farmi vergognare. Cosa stai scrivendo? Ciao papà, sto parlando, sono in live, sto parlando con Marco e stavo appunto parlando del fatto che fossi passato e di quanto mi aveva fatto piacere, ci aveva fatto Anche a piacere. me. E Marco continua a dire che voleva metterti le dita in bocca Non è mentre vero. parlavi di Non è Blade Runner e vero. Philip Non è Dick. vero. Quindi, se è possibile, cerchiamo un attimo di risolvere questa situazione perché mi mette molto in imbarazzo e No. sono anche esposto al pubblico e vorrei risolvere il prima possibile. Un No, abbraccio, ciao papà. no. Bro, il fatto che sei suo figlio non ti dà il diritto di decidere la vita Tu degli altri. non devi dire che vuoi mettere le dita in bocca a mio padre perché sennò glielo dico. Lo invitiamo e parliamo di questa cosa qua. E sono sicuro che ti tratterà come un coglione. E ho anche Lui può paura che. trattarmi come vuole. Davvero.
mio fratello che ride. Cioè, hai capito? Mia madre che guarderà questa cosa qua e poi ne parlerò domani, perfetto. Strumux, basta con questa gelosia incestuosa. Non sono gelosa. Ma non sono, non ti ho mai visto così. Non voglio. Pure con le tue fidanzate non ti ho mai visto così. Protettivo, ossessivo. Smettila. Non è questione di essere ossessivo, è che. Ma vorrei... pure la madre è pure divorziato. Che okay, cazzo vuole lui? Ok, vorrei proteggere l'unica persona che è rimasta sana da tutto quello che mi sta succedendo. Mio fratello ormai è entrato dentro. Ma non diventa insano se io gli do dei genuini complimenti? Ma non è un genuino complimento mentre parli di Philip Dick metterti la lingua attorno alle labbra. Quello lì non è un complimento. Ma sì, tu non lo farei così esagerato, farei solamente tipo Claudiuccio. Claudiuccio così? Sì, e poi se il caso vuole che in quel momento... spezza il dito se gli fa una cosa del genere. Secondo me ti prende quel e ti piacerebbe, dillo. No, 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 io in realtà lo devo ammettere, ragazzi, faccio tanto il... È un complimento etero, sì, vabbè. È un complimento assolutamente, certo. Io faccio tanto lo spavaldo, il divertente, ma davanti all'uomo che è Claudio non mi azzarderei a fare queste cose qua, perché mi mette in una soggezione strana. Cioè, ieri... Al Nen, mio padre. Al Nen, sì, sì, sì. Ieri quando gli ha regalato il regalo a lui e gliel'ha dato, ero là che guardavo e... Ed era bello perché comunque suo padre è molto basso, io sono molto alto, quindi secondo un uomo è più basso di te, tu comunque... Che cosa? È come... Che cos'è questo? Che gesto è? È presente quando vai nei negozi e vedi le matriosche, le vuoi un po' aprire e vedere cosa c'è dentro? Parlerò anche di questo, glielo dico subito. Sì, no, glielo dico. Racconto tutto qua. Ma quindi che... mio padre è molto basso... Lo vedi come una matriosca? Hai capito? Non diglielo. Tu così mi metti davvero in difficoltà. Tu l'hai detto comunque. Sì, ma che rimanga fra me e altre 4.000 persone, porco Dio, che rimanga qua, no? Che figura di se esce. Che coglione. Va bene, non dire niente a tuo padre, però per favore diglielo, vabbè. Ormai è diventato tutto... È il momento di digivolverci. Andiamo a giocare, va. Okay, mi è passato tutto, ho sentito Mario ridere. Io capisco bene. Vabbè. Ragazzi, è arrivato il momento dei Digimon, ci siamo divertiti. Ma adesso... Si vuole. Mi preoccupa. Non sono terrore, sono solo terrore. Non terrore, non è che se diventiamo parenti. No, 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 questo è il sangue di.